Flavia, ho voglia di una favola oggi, sai? Biancaneve favola vuoi? e il wasp Facendo riscaldamento? nano. Non È serve. ghiacciata questa. Gelida. Ciao ragazzi, bentornati e bentrovati in una video recensione precisione. No, no. Ciao ragazzi, bentornati e bentrovati in una video recensione precisione sul canale di Matti Vape. Io sono Matti Vape, benvenuti nel mio canale. Oggi questo video sarà un pochettino differente dal solito, cioè sarà un video lungo in cui parlerò di due prodotti in contemporanea che verrà suddiviso in due parti. Ci sarà la parte dove parlo più del Wasp Nano RDA e la parte dove recensisco di più il Neapolitan. Però voglio provare a fare questa cosa di fare un video tipo parte 1 e parte 2 da fare uscire, che ne so, lunedì la parte 1 e venerdì la parte 2. Di cosa appunto andiamo a parlare oggi, ragazzi? Del Wasp Nano RDA, quindi non l'RDTA ma l'RDA, e del Cream Team Neapolitan, quella roba là, insomma, napoletano. Allora, partirei a parlare un attimo del Wasp Nano. Intanto controllo che ci sia un filo di liquido, sì, ce n'è. Allora, il Wasp Nano, ragazzi, è un bel prodottino. Perché? Perché ha un rapporto qualità-prezzo assurdo. Vi rimando per vedere la rigenerazione di questo prodotto qua. Vi faccio venire fuori un link da queste parti qui e vi rimando alla rigenerazione del video del Wasp Nano RDTA. Qualora voleste cercare la rigenerazione, non l'avete ancora visto il video dell'RDTA, vi rimando tramite il link a quel video lì. Da rigenerare appunto è una scemaggine, è veramente semplice, ha mille pregi e quasi nessun difetto. Io addirittura faccio fatica a trovarne difetti. È veramente comodissimo, non costa tanto perché ha un prezzo veramente contenuto. Ne parlano bene tutti. Chiunque ne parla bene perché è veramente straordinario. Noi qua dentro abbiamo montato una Clapton Coil da 0,4. Io adesso la sto mandando a 60 watt sulla P80 di cui vi parlerò. Andiamo a fare un attimo... Capito, no? Per fortuna che avevo controllato perché era senza liquido. Allora, con questa tipologia di coil qua, lui fischia un gran poco. Se ci mettiamo delle coil più piccoline, tende a fischiettare un pochettino, a diventare stile fischietto, ma per via dell'aria, che comunque non è per niente invalidante tutto ciò. Anzi, sì, può rompere un pochettino le scatole, ma quando sentite la resa aromatica di questo prodotto qui, la qualità della resa aromatica di questo prodotto qua è veramente, veramente alta. Ha anche un'ottima capacità di produzione di vapore, perché come vedete, nonostante siamo a semplici 60 watt, ed essendo un atom in single coil, che, capito, no? Non è che spingano e facciano chissà quanto vapore. Sono atom da flavor questi qua, non sono atom da cloud. Però, questo qua, zitto zitto, 4-4, e ci tiro la testata. Aspetta che ce la tiro bene. Ah! Zitto zitto, 4-4, lui fa il suo sporco dovere e lo fa anche fatto bene, perché veramente non gli si può dire nulla, se non che ogni tanto fischietta troppo. Però ripeto, io adesso ci ho messo le Clapton dentro, cioè io, Flavia, perché sennò si arrabbia. Flavia ha messo all'interno delle Clapton. E fischiettino ne senti più di tanto, quindi secondo me è un gran bel prodotto.
non gli si può dire nulla, ragazzi. L'UASP Nano vince su tanti atomizzatori che costano anche il triplo, se non il quadruplo, del prezzo di questo prodotto qua. È un'importazione diretta di PAF, lo troverete sicuramente in altri negozi, però viene importato in Italia da PAF, viene certificato da PAF, quindi questo qua è veramente un gran bel signorino. Non possiamo assolutamente lamentarci di come funziona questo gioiellino qua, perché comunque gli atom da flavor devono essere semplici, a mio parere. Questo qua si rigenera veramente facilmente. Bisogna solo tenere conto delle due gambette che devono andare una dietro all'altra, quindi una va a destra per capirci e una va a sinistra. Va tenuto conto solo di quello, e per rigenerare questo atom, se no vai via liscio come l'olio. Non è difficile, non ci vuole una scienza chissà quanto arzigogolata. Va benissimo sia per chi vuole l'atom da flavor, ma vuole l'atom semplice, per chi è all'inizio, per chi è anche avanti. Si rigenera molto molto facilmente, lo ripeterò all'infinito, e ha una resa aromatica che fa paura. A me piace veramente un sacco. L'utilizzo che consigliamo è o in BF con anche una semplice picco, perché non è che bisogna spenderci per forza 2 milioni di euro. Non si gira nemmeno più, abituato alla mano. Non ha bisogno di box chissà quanto arzigogolate sotto, ragazzi. Il discorso sta in poco. Va veramente tipo Dio. Alleluia.